Quando è uscito di prigione ha cambiato nome ed è venuto a vivere qui vicino. Però per fortuna non è successo niente. Il vicino tranquillo è dato dalla collaborazione tra Storia e il resto delle reti nazionali ed è una storia vera che è trattata con degli elementi tipici della fiction ma anche con del materiale documentario. Il nostro giardiniere era un assassino, un pluriomicida. Marco, dai, lascia perdere. È tutto passato, ormai è una vecchia storia. No, no, non per me, Anna. C'è qualcosa che mi tormenta. La docu-fiction Il vicino tranquillo apre la nuova stagione di Storie, che quest'anno compie 20 anni. Domenica alle 20:40, la 1.